La Radio Televisione Calabrese è lieta di presentare il nuovo programma radiotelevisivo di Fabio d'Ippolito, Il Graffiatore. Il Graffiatore. Siete tutti invitati a partecipare. Ci siamo? Eccoci qua, buonasera, benvenuti, entrate in collegamento diretto con noi di Telemia, quindi Cosenza TV, un abbraccio a voi anche che seguite sui canali 219 e 685. Ritorniamo in diretta come del resto ogni venerdì, un abbraccio a voi che seguite in tutta la Calabria, quindi ricordiamo Telemia è visibile in tutta la Calabria, quindi un abbraccio a tutti voi. Questo è Il Graffiatore, noi ci ritroviamo dal venerdì con questa puntata, insomma, sulla prima rete di Telemia, poi durante gli altri giorni siamo sul 219-685, quindi questa sera salutiamo tutti voi che seguite la trasmissione e vi dico che c'è la possibilità per intervenire. Questa è una trasmissione che ormai va da tanti anni onda e dà la possibilità a voi di esprimere il vostro pensiero. Vedete come legge, come recita lo slogan lanciato quasi 15 anni fa: più voce alla gente. Allora noi oggi sentiamo in realtà tantissime, dico, oh, ma diamo voce alla gente, voce alla gente, più voce alla gente, Il Graffiatore è da 15 anni insieme a voi nell'etere cosentino e calabrese. Allora, questa sera insieme a me ritorna dopo tanto tempo, io l'ho lasciato come presidente della Coldiretti Calabria, quindi stiamo parlando dell'agricoltura, questo volano della regione Calabria che deve essere il fiore all'occhiello, turismo, agricoltura. Però lui adesso, visto che fra poco si ritorna a votare, comunque lo saluto, che è il consigliere regionale Pietro Molinari. Buonasera Pietro. Grazie, buonasera. Come stai innanzitutto? Tutto bene, tutto bene. L'ho detto bene. Grazie per questo invito. Non ci avete piato nemmeno gusto, come dice uno a Cosenza, no? Non avete giocato, quindi... Assolutamente, però ci possiamo rifare in futuro. Ma tu scendi in campo, sì. Siamo già in campo. Ah, siete già in campo, quindi ricordiamo che si ritorna a votare il 14 San Valentino, quindi pensate, il San Valentino, voi vi recherete alle urne a votare, quindi voi votate come... L'importante è votare, che poi dopo... Assolutamente. È vero? Assolutamente. Destra, sinistra, centro, tanto non cambia niente, vabbè, sto scherzando. Vabbè. A destra qualcosa cambia. Va bene, va il piacere questa sera di trovare insieme a me Andrea Cuzzo Crea, che è consigliere comunale di Renne e allo stesso tempo anche consigliere provinciale. Andrea, buonasera. Grazie. Benvenuto. Cuzzo Crea è un cognome proprio prettamente veneto, lui è nato a Verona, quindi sì, praticamente sì, sì. Si sente dove in giovane età sono rientrato, ma in effetti la provenienza è di là, di quelle parti. È proprio di quelle parti. Lui, cioè, praticamente Cuzzo Crea non può essere un cognome meridionale, no, è proprio tu veneto. Sì. Ma io, sai che ho detto, Andrea, scherzi a parte, vabbè, l'ho detto scherzando una sera, ho detto, io perché non facciamo cambi politici, no? Mandiamo questi del nord e li portiamo al sud e questi del sud li mandiamo al nord. Era simpatica questa idea, Pietro, che dici? Ma noi la facciamo tutti i giorni, non in modo fisico, in modo, diciamo, concreto, ma sicuramente rispetto a quelle che sono le esperienze che si scambiano volentieri, almeno parlo della Lega. Poi ovviamente sì, nel Veneto la Lega è molto presente, quindi abbiamo un governatore importante che è Zaian, ex ministro, che sicuramente ci dà tanti spunti su tutti i settori economici, ma anche sulla vita sociale delle persone, quindi sicuramente noi ne approfittiamo di queste esperienze fatte al nord, visto che è un partito giovane al sud e in Calabria in modo particolare. Molti dicono sì, ma Lega cosa al sud ha preso? Quanti voti avete preso in Calabria, Pietro? Beh, oltre 90.000 voti alle regionali, ma ancora di più all'europea, che ovviamente è un voto diverso, insomma, quasi 170.000 voti, quindi insomma un 23% alle europee, un 12% qualcosa alle regionali, quindi sicuramente, insomma, possiamo dire che è un partito che comincia a radicarsi. Invece tu, Andrea, sei di destra, sì, non so c'è nemmeno di chi, tu come sei messo? Ma io sono sempre stato moderato, che quindi insomma sempre guardato all'area progressista, ma moderata, ma da quando, diciamo, i partiti purtroppo hanno abbandonato di fare politica e sono diventate spesso delle etichette, io, diciamo, mi sono sempre allineato a quelli che sono i principi della buona politica, dove ritengo che al centro dell'attenzione ci deve essere la persona, con le proprie competenze, con la propria disponibilità, con la propria umiltà,
e col senso del dovere, perché la politica è un dovere e quindi come tale io ritengo che ancora oggi, ancora di più, bisogna puntare sulle persone per affrontare le problematiche e per pianificare tutti quelli che sono i processi di sviluppo dei territori, no? Credo che questo sia fondamentale. Dopo è chiaro che ognuno di noi all'interno c'è il proprio ideale, il proprio pensiero politico e come tale lo deve mantenere, anzi deve essere forte di questo, ma è molto più importante soprattutto in questa fase mettere in atto quello che io appunto prima dicevo. E invece, di questo ne sono convinto, non lo dico perché ne sono convinto. Sei d'accordo con quello che dice Andrea, Pietro? Ma voi siete specifico vicini anche? Come siamo allo stesso paese, siamo, per chi sì. non lo sa, diciamo Marano Principato. Di Merano, ecco, Merano, diciamo, invece di, siccome stiamo no, parlando Merano di, e Marano Marchesato. No, siccome Andrea, io, vedi, Merano, io in effetti Marano, sono cioè, domiciliato a Marano. Ma tu sì, puoi dire, vedi perché ho detto non a caso il cognome Cuzzo Crea dice di Merano, tu invece dici che sono di Marano, dice sono di Merano. Di Merano. È uguale. Non ci sono problemi. Prego Pietro, scusami. Che... No, no, dicevo che sicuramente come in tutte le cose l'elemento umano, l'elemento diciamo professionale, quindi la persona, donna o uomo che sia, insomma, è sempre importante, anche in politica, direi forse soprattutto in politica. È chiaro che poi le caratteristiche soggettive devono in qualche modo fare squadra, fare un gioco di squadra con l'ideale e soprattutto con le proposte politiche. Io ho scelto di candidarmi con la Lega non perché sono nato leghista, ma perché ho visto nella Lega un partito nuovo per la Calabria, quindi sicuramente senza condizionamenti e incrostazioni che ovviamente poi nel tempo si possono fare, e soprattutto con la voglia di trasferire come diciamo, l'elemento diciamo, di un buon governo nelle regioni dove l'esperienza al nord c'è, consolidata, e quindi questo ci aiuta a in qualche modo far attecchire quelle che sono le proposte di cambiamento in questa regione. Oh Pietro, penso un po', io lo dico perché vabbè, hai scelto la Lega, del resto poi Salvini in Calabria ha avuto un buon riscontro alle passate elezioni, però uno poteva pensare all'epoca, dice Mizzi, che quando arriva la Lega questi non piglieranno un voto in Calabria, mi ricordo di Bossi, vabbè, le cose. Però ecco, questa Lega è arrivata, no? E adesso c'è. Ma, io ho avuto buono figlio Gianfranco che sì. quando all'epoca facevi i banchetti su Corso Mazzini per la Lega, lui addirittura pigliava, lo insultava. Io mi ricordo una sera qua non chiamavano, gli hanno detto tutti i colori, ancora di sta Lega non se ne parlava. Ora assolutamente però, sì, io penso che chi l'ha fatto prima di me gli va riconosciuto con il coraggio, il merito di aver creduto, intravisto diciamo, un'opportunità nuova per la politica calabrese. E oggi è completamente diverso perché ripeto sono passati un po' di anni, sì. soprattutto la presenza in consiglio regionale, sia pure brevissima di pochi mesi, ha in qualche modo facilitato un po' questo rapporto partito nuovo, consiglio regionale, politica da attivare in Calabria, e abbiamo condiviso nel centrodestra un elemento di cambiamento che sicuramente sta nella Lega, e questo l'abbiamo dimostrato in questi pochi mesi con alcune cose significative su cui abbiamo iniziato a lavorare. Ma è vero che diciamo all'epoca ha messo il veto, perché ieri sera ho avuto il sindaco Chiuto qua in trasmissione, quando ha detto no, non voglio sentire, io adesso mi riposo, non penso. Lui era partito, poi ho leggenda metropolitana o meno, ma pare che Salvini ha detto no alla sua candidatura. Perché, ne sai qualcosa tu su questo? Ma io ritengo che se ci ricordiamo quello che ha detto Salvini quando è venuto qui a l'ex cinema Morelli, insomma, l'ha spiegato, insomma, io ricordo c'era in quell'assemblea, non era un fatto sulla persona di Mario Chiuto, quindi sindaco di Cosenza, ma in qualche modo rispetto ad alcuni elementi che in quel momento potevano pregiudicare la coalizione rispetto a procedimenti insomma, che sì. lo vedevano coinvolto, insomma. Questo è stato un elemento. Però chi, ora Pietro, chi non ha un avviso di garanzia un po' fuoco politico, cioè oggi i politici, i sindaci hanno tutti avvisi di garanzia, voglio dire, poi se uno è condannato, no, del resto poi ci sono stati anche arresti in Calabria negli ultimi. Quindi, però quello è stato l'elemento che io almeno così ho ascoltato e così ho letto da più parti, insomma, le dichiarazioni di Salvini sì. sono sempre state niente sulla persona, non è un fatto personale, è un fatto di opportunità. Poi è chiaro che la politica, diciamo, c'è chi è garantista, insomma, sicuramente io quindi sono tra questi. Adesso secondo te però c'è chi magari la guarda, insomma, in un modo anche di credibilità. Ora se si ripropone o chiudo, magari Salvini dice sì, ora no, non penso. Ormai si mantiene questo non lo so. Io mi auguro che il centrodestra scelga presto, insomma, cioè, il candidato. So anche che si va a votare dopo domani, insomma. 14 febbraio, se tutto va bene, speriamo che tutto vada bene.
il candidato dovrebbe indicarlo, uso il condizionale, perché poi Forza Italia, no? Forza Italia, Roberto Chiude è uno dei nomi che abbiamo letto, che gira, insomma, che so che Forza Italia ci punta tantissimo, e staremo a vedere, noi speriamo di averlo prima possibile per fare politica sui territori. Certo, senza dubbio. Andrea, invece tu? Ma io ho detto una cosa simpatica, ma è vera, io abolirei la regione, darei più sostegno, proprio lanciare le province, perché le province sono sui territori, Pietro, le province che devono, questa regione che quello Sembaradamo, questa regione, io, province, via. Questo è un aspetto molto importante, più che altro io ritengo che le regioni ci possano essere, ci debbano essere, perché, no, non ce ne sei proprio, perché io penso che debbano legiferare, dopodiché le province sono il punto di raccordo forte fra la regione e i territori, quindi gli enti locali, e quindi di conseguenza bisogna lavorare, a mio parere, affinché le stesse recuperano i valori e le funzioni che avevano prima, perché quando le stesse erano, diciamo, nelle stesse c'erano i giusti contenuti, si avevano dei risultati sicuramente migliori. Adesso noi stiamo lavorando col presidente Iacucci su più fronti, soprattutto su quei fronti dove abbiamo ancora le competenze, quindi penso un po' alla viabilità, all'edilizia scolastica, ad altre cose che stiamo facendo, che con tanto sacrificio stiamo portando avanti. Adesso si cominciano a vedere dei frutti, anche a livello governativo si sta muovendo qualcosa, tanto che ultimamente abbiamo avuto approvati circa 18 milioni di euro di fondi da destinare alla manutenzione straordinaria della viabilità, che per la maggior parte è una viabilità trasversale rispetto, certo, alla, questa Calabria è messa male, alla infrastruttura longitudinale, però chiaramente non è facile, perché con quello che abbiamo a disposizione dobbiamo cercare di garantire i servizi essenziali, insomma, e mettere mano nei contesti dove ce n'è necessità, anche mediante una programmazione di quelli che sono gli interventi di manutenzione. Adesso stiamo portando avanti come provincia, come stazione appaltante, un'altra cosa molto importante, che si tratta della gara d'ambito per quanto riguarda la gestione, no? La gestione delle reti del metano, di cui io sono onorato di essere il consigliere delegato dal presidente Iacucci, e sui quali progetti, sulla quale cosa stiamo lavorando molto bene. Ritengo, senza nessuna presunzione, che siamo la stazione appaltante che è più avanti per quanto riguarda le procedure per arrivare a gara, e questa è una cosa fondamentale e importante, perché ci consente di far sì che nei comuni, noi abbiamo 70 comuni che gestiamo, sì, come predisposizione della documentazione di gara, negli stessi comuni dobbiamo essere bravi, perché la normativa ce lo consente, di implementare tutte quelle attività che ci portano, anche sulla base degli strumenti urbanistici comunali, alla pianificazione di quelli che sono gli ampliamenti delle reti del metano, perché come tutti sappiamo è un servizio fondamentale. La stessa cosa ci stiamo prodigando di fare in quelle aree, le aree commerciali, le aree industriali, dove addirittura anche ancora ad oggi in alcune zone questa risorsa non c'è ed è fondamentale. Io mi riferisco all'area industriale di Piano Lago, anche alle aree industriali di quelli che sono i territori di cui noi abbiamo competenza, perché la competenza nostra è nei 70 comuni che sono a destra del tratto autostradale, del Crati, quindi tutte quelle aree là. E su quello ci stiamo lavorando molto bene, in collaborazione con i comuni, con i tecnici comunali e con tutte quelle figure che abbiamo messo in campo per far sì che si possa arrivare a predisporre una gara importante che crei servizi e crei anche economia, perché realizzare una cosa di questo tipo, pensare agli ampliamenti delle reti, vuol dire pensare a degli investimenti che si dovranno fare nei territori, che sicuramente genereranno economia e genereranno indotto. Quindi è su questo che dobbiamo puntare, su queste cose dobbiamo lavorare, perché la politica si deve occupare di queste cose. Guarda, Pietro Molinari, mi ricordo all'epoca, lo ha lanciato questo fatto, anche poi tante viaggi anche fuori con gli agricoltori, il latte nostro italiano, il chilometro
zero. E allora, ne vogliamo parlare del chilometro zero, Pietro? Perché ormai è diventato ovviamente... Domitano che ti dà una mano, passiamo anche allo chilometro zero, che è importante. Noi abbiamo aziende in Calabria favolose, no? Ma il chilometro zero, che significa privilegiare i prodotti del territorio e più complessivamente il prodotto italiano, 100% italiano, ormai è diventato, diciamo, una costante, insomma, sulle tavole, per fortuna, nella distribuzione, sempre di più, diciamo, al riconoscimento, insomma, di qualità del cibo, ma soprattutto anche di sicurezza del cibo. Sì. Quindi ormai questo, diciamo, lo troviamo con molta più facilità rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, e questo ha fatto crescere molto gli agricoltori italiani e calabresi. Non a caso siamo il primo paese in Europa per presenza di giovani al di sotto dei 40 anni come titolare di azienda agricola, oltre 56.000 giovani che sono titolari di azienda agricola in Italia. Quindi sono numeri che fanno sì che l'agricoltura italiana sia tra le prime al mondo, insomma, per qualità, per reddito, diciamo. Guarda prodotto. La telecamera, Pietro, se guarda a me magari poi da casa non ti vedono bene, guarda lì. Per reddito prodotto e soprattutto anche per addetti, insomma, che in qualche modo muove sul territorio italiano e calabrese. È chiaro che questo non basta, insomma, l'Italia deve continuare a far sì che in Europa si privilegi sempre di più le caratteristiche di queste qualità di prodotto, quindi etichettatura obbligatoria, controlli, lotta al falso made in Italy in questo caso, abbiamo concorrenza sleale, sono questi accordi internazionali che penalizzano spesso l'Italia. Ecco perché noi diciamo che abbiamo bisogno di un'Europa che sia più, diciamo, attenta agli interessi dei cittadini. Io non dico degli agricoltori italiani, sì, perché oggi parlare di agricoltori significa parlare di cibo. Parlare di cibo significa salute, se è cibo di qualità è cibo salubre. Per esempio la Calabria in quegli anni che ricordavi, insomma, ha voluto e ha ottenuto diciamo, la possibilità di etichettare i prodotti senza l'utilizzo di glifosati, che significa che abbiamo messo a bando l'unica regione d'Europa questa molecola che ha prodotto tanti disastri sulla salute. Certo. Quindi queste caratteristiche sempre di più vanno valorizzate. Io sono contento, insomma, anche per la capacità in questo momento di crisi della nostra agricoltura di in qualche modo fare squadre e soprattutto, sia pure tirando un po' la cinghia, di non mollare, certo, e quindi di continuare a garantire servizi, garantire cibo e soprattutto non chiudere le aziende. È difficile fare questo, io ne approfitto proprio per esternare, come dire, tutta la mia solidarietà in questo momento di grande difficoltà per la pandemia che conosciamo tutti, alla quale si è aggiunto, insomma, momenti di siccità nel 2020, momenti di alluvione, momenti di crisi di mercato come sono l'ortofrutta, le clementine in questo momento che stanno cadendo, insomma, senza poterle raccogliere, quindi danno su danno, ma con tutto ciò resta il settore più vivace che abbiamo in questa regione. Ma queste clementine... se mi posso permettere, sì, però su tutti questi aspetti di cui il Pietro è un grande cultore, insomma, nel senso che ha grande esperienza, io ritengo che adesso è un momento particolare, chiaramente con la pandemia, il Covid, tutte cose, però io ritengo che bisogna lavorare molto, Pietro, per quanto riguarda i processi di trasformazione di tutti questi prodotti agricoli, che credo che sia l'elemento chiave affinché si possa generare valore aggiunto, insomma, creare economia, certo, e appunto rigenerare un po' tutto il sistema, perché una grande pecca che ritengo abbiamo noi, nonostante la qualità dei prodotti che riusciamo a mettere in campo, e la dimensione molto piccola delle aziende agricole che spesso da sole non riescono a stare sul mercato, e il fatto di non ancora ad oggi riuscire non essere riuscito a mettere in atto tutti quei processi che consentono la trasformazione dei prodotti e quindi l'obiettivo di appunto chiudere la filiera e generare valore aggiunto e ulteriore economia, non dimenticando tutti quelli che sono i concetti di cui diceva Pietro, pensando alla comunità europea dell'economia circolare, perché attraverso la trasformazione dei prodotti e quindi anche attraverso gli scarti di lavorazione del settore agroalimentare si possono generare, recuperare e generare biogas e quindi biometano, credo che lui lo sappia bene, e su questo ci dobbiamo lavorare molto, perché integrando tutti questi scarti di lavorazione del settore con gli scarti di lavorazione di altri settori, con la frazione umida dei rifiuti urbani e con soprattutto i fanghi di depurazione, si possono fare
certo. degli impianti che sono veramente, potrebbero diventare il fiore all'occhiello e potrebbero diventare quelle attività che concorrono ad alimentare i bilanci degli enti locali, dei privati, e quindi di conseguenza mettendo in campo queste cose si generano anche economie, allora, economie green e tutto quello che ne consegue. Per non dirvi poi che io più volte ho detto, lui ha lanciato qui su Cosenza, abbiamo fatto all'epoca la carovana dei sapori, quindi abbiamo fatto delle trasmissioni itineranti nei quartieri di Cosenza, dove poi sì. voi avete aperto anche Campagna Amica qui a Cosenza, che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione qui l'ex caffè letterario, quindi voglio dire hanno raggruppato questi agricoltori e li hanno portati qui in città, è importante, come del resto sono anche a Rende, al mercatino il sabato o il venerdì, non mi ricordo quando. Sì, è importante sì. lanciare questo, però come no, caro, mi ricordo che siamo in diretta. L'unica cosa però, Pietro, io la devo dire, cioè non è possibile su passare agriturismi, no? Cioè questi molti agriturismi, cioè la parola agriturismo uno sa, dice parla agriturismo, mangi in un certo modo prodotti che dovrebbero creare e coltivare loro o meno, ma poi vediamo, lo dico in dialetto se no non rende la cosa, questi fanno una spesa che per tutto rispetto dei discount o meno, però voglio dire, cioè, tu non puoi avere un agriturismo e metti sul tavolo roba di quinta categoria, di quarta categoria, va bene pure che mi metti una cosa che fai tu, allora capisco, ma cioè, no, quei però, controlli, no? Voglio dire, bravo. Ci sono o non ci sono? Allora, come tutte le cose. Amico, c'è una telefonata, comunque fra poco la telefonata. Come tutte le cose ci sono le regole, che ovviamente tanti, molte. Se no mi chiamate agriturismo, no. Zalone, tu fai spaghetti e cosa, non so, da fate, lo firmo, no? Però, poi ti cacciata bella, tu non puoi fare l'agriturismo. Però noi dobbiamo graffiare gli argomenti, ma non dobbiamo distruggere quello che abbiamo. No, per carità. Perché diciamo, se noi generalizziamo troppo, significa che il messaggio che diamo. Qualcuno, ci sono. Qualcuno. Allora, però io ricordo tutti. Che in Calabria ci sono circa 400 agriturismi controllati, scritti a un albo, che ovviamente per essere agriturismo devono avere un'azienda agricola e ovviamente fanno ospitalità e degustazione e di tu prodotti. Tu pensi che tutti 400 questi ci sono? 400. Guarda, io li conosco, se non tutti, quasi tutti. Tutti. Vi posso garantire che rispettano le regole e ovviamente poi le regole è quello che deve conoscere. Faccio un esempio, se uno va in un agriturismo e trova per esempio un battesimo, pensa che quello fa diciamo ristorazione comune, no, significa che c'è una dimensione aziendale che ha la possibilità di avere un numero di posti pasto che magari può ospitare 150 persone. Allora uno pensa che l'agriturismo deve essere il caminetto, tre persone che si mangiano la focaccia o la frittata, no, sì, quello c'è pure, però ci sono anche aziende più grosse che ovviamente hanno dimensioni più grosse, ma sempre nel rispetto delle regole. La prima regola è che l'attività agrituristica è complementare all'attività agricola, quindi non può essere diciamo l'opposto, ma questo per fortuna ormai è entrato nella cultura dell'agricoltore, soprattutto dell'ospite, di chi va in agriturismo, perché oggi per fortuna con i mezzi che abbiamo a disposizione si sa dove prenotare, si sa tutto, e quindi c'è un autocontrollo che rafforza anche i controlli ufficiali. Quello che dobbiamo gridare come scandalo è che ovviamente ci sono alcuni che non vanno né gli agricoltori né l'attività agrituristica, ma lì dobbiamo individuarli, e spesso qualcuno c'è e viene anche chiuso o in qualche modo viene multato, così come rispetto al ragionamento del valore aggiunto, non è vero, non per andare in polemica con Andrea, insomma, non è vero che l'agricoltura calabrese italiana non è competitiva perché non alimenta un'agricoltura green o comunque circolare o che non diciamo valorizza tutto quello che ci sta. Io posso fare nome e cognome di aziende che hanno vinto premi nazionali in Calabria, che proprio su questo insomma hanno fatto gli apprestrati. Ma io dico che bisogna incentivarla ancora di più, se no abbiamo non dobbiamo incentivare. Abbiamo aziende calabresi che hanno portato avanti esperienze molto importanti. C'è un elemento che noi che facciamo politica, o almeno come dico io mi considero un aspirante politico, dobbiamo avere chiaro, e io colgo l'occasione per dire anche queste cose, una trasmissione così importante. Oggi la Calabria non assiste bene il proprio territorio. Faccio un esempio: noi siamo l'unica regione forse d'Italia dove nelle mense pubbliche
per esempio della sanità, che sono commissariate da anni, quindi i vari commissari che ci sono, dalla Bettelin all'ASP di Cosenza, all'azienda ospedaliera, per tutta la Calabria, che non hanno mai fatto un bando dove hanno messo, diciamo, in qualche modo il valore del prodotto a chilometro zero. Non solo che noi, nella sanità, io dico la sanità che è quella più diffusa e che assorbe il 70% del bilancio regionale. Sì, sì, allora noi dobbiamo dire, non cerchiamo di trovare il pelo nell'uovo, che forse guadagniamo un centesimo, ma quanti milioni noi mandiamo fuori da questo paese, fuori da questa regione, perché spesso in quelle porcherie che si mangiano nelle mense pubbliche, io mi assumo tutto responsabile di quello che dico, in quelle porcherie il valore aggiunto viene magari da multinazionali che pagano le tasse, se le pagano fuori dall'Italia. Allora noi dobbiamo dire alla provincia, al comune, alla regione, facciamo in modo che quando controlliamo politicamente, diciamo, in modo trasparente, chi ha questa responsabilità di gestire questi soldi, penso all'Università della Calabria, penso alle università in generale di questa regione, perché dobbiamo mangiare prodotti che non sono italiani e tantomeno calabresi? Quanto vale questo? Sono milioni di euro, certo, che se ritornano in Calabria, fanno crescere nuove aziende, fanno, diciamo, ampliare i giovani che fanno attività agricola e trasformazione. Sulla trasformazione sono ormai 5-6 anni che per fortuna sono avviati i contratti di filiera. Cosa sono i contratti di filiera? Faccio dei nomi per capirci. Grosse industrie della pasta italiana, leader nel mondo, che fino a 5 anni fa non consumavano un chilo di pasta, un chilo di grano italiano, oggi mettono sulle etichette, sulle confezioni, pasta 100% italiana. Certo, che significa? Certo. Culturalmente, con questo lavoro di campagna amica del chilometro zero, bravo, delle piazze, delle bandiere, delle manifestazioni, abbiamo fatto capire a tutti che mangiare bene, mangiare, diciamo, in modo salubre, significa scegliere il prodotto 100% italiano. Qual è l'elemento di debolezza? Che purtroppo non tutti hanno la fortuna di fare la spesa nel mercato di campagna amica o nel mercatino sempre di campagna amica o dell'agricoltore in generale, perché poi si va nei discount, si va nella grande distribuzione, e le centrali di acquisto quasi sempre sono o al nord, quindi è difficile per i prodotti calabresi essere, certo, diciamo, inserite e competitive, e spesso sono multinazionali che vendono in Calabria. Se noi pensiamo a Carrefour, ma io mi riferivo a quello, Pietro, che bisogna lavorare. Ma io lo voto per chiarire e ti ringrazio. No, ma ci mancherebbe, ma io dico che tutto quello che c'è è giusto che venga portato avanti così, però se noi riusciamo, se la politica riesce, certo, certo, a finalizzare dei fondi affinché appunto siamo competitivi anche oltre Calabria e a riuscire a portare anche nelle altre piattaforme i nostri prodotti con un'etichetta, con un marchio di qualità, io ritengo che abbiamo fatto un'ottima cosa e certamente abbiamo fatto un buon servizio a tutti i nostri imprenditori. Io questo dico, non ci mancherebbe altro, se no abbiamo individualmente abbiamo delle eccellenze. Ma io penso che i nuovi fondi comunitari in questo ci aiutino, ma appunto in questa direzione. Appunto, proprio lì dobbiamo puntare. Ma questi se rubano questi soldi, sanno perché non restituiscono questi soldi? Uno, il bottino lo dovete restituire, cioè, gente, sentiamo che sono pagate le fatture due volte, tre volte, ma dico, ecco i controlli. Questo è uno scandalo tutto calabrese italiano. Ed è una cosa importante, qua vengono da fuori le multinazionali a pieni lavori, però noi abbiamo chilometri di costa vuoti, no? Abbiamo questa agricoltura. Allora, io lo devo dire, negli anni passati, sicuramente quest'anno penso che Iole l'aveva individuate, no? C'è Gallo all'agricoltura e Orso Marzo al turismo, perché la regione Calabria negli anni non ha avuto l'assessore né al turismo né all'agricoltura, se non mi sbaglio, vero? Assolutamente. Una delega che aveva tenuto Oliveri. E io penso che poi io vedevo più te, ho detto al microfono spento, forse l'agricoltura vedevo anche bene Pietro Molinaro, perché insomma è una vita in questo settore, però ripeto, poi la politica, ma noi lavoriamo sempre in un gioco di squadra, la politica deve essere la squadra. C'è una telefonata, ti abbiamo in linea, ricordiamo che siamo in diretta, c'è la possibilità per tutti voi di intervenire, 0984 25 525. Sentiamo chi abbiamo. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Fabio, sono Franco Morro. Oh, carissimo, ecco Franco Morrò. Allora, siccome ha parlato anche di scuola, Franco, diciamo, per chi non conosce Franco Morrò, una vita anche nella politica, però molto particolare, in modo particolare adesso nella scuola, no? Però sì. Franco, tu sei una domanda secca, scuola aperta, scuola chiusa, questa che bella cosa, dice adesso, cene a casa dei parenti o non parenti? Vabbè, andiamo con la scuola, che vogliamo dire sulla scuola? Questo è un argomento. Devi alzare però un po' la voce in più, devi avvicinarti al telefono, Franco. Saluto Andrea e il consigliere. Ciao Franco, ciao.
Grazie, sì. Buonasera. No, no, non alzare l'audio in studio, deve alzare la voce Franco, perché Franco quando parla al telefono parla piano piano, siccome è abituato a parlare piano, che lui è una persona calma, chi va piano va sano e va lontano, oppure lo mandiamo a Spezzano uguale, però devi alzare un po' la voce, avvicinati al telefono e grida, no, fatti sentire dal palazzo. Vai. Tutti questi non ecco. Riesco a fare. Allora, stavo dicendo, non si sente qualche parolina sulla. Franco, devi parlare più forte, non riusciamo sente. A sentirti, Franco. Ti devo allora, avvicinare. Ecco. Mi senti adesso? Adesso sì. Sì, bene. Allora, stavo dicendo che intanto voglio spendere anche io qualche parolina in merito alla, al fattore politico, alla, in merito? All'agricoltura che abbiamo in Calabria, quello che potrebbe essere, quello che non è. Ho ascoltato ciò che ha detto il consigliere Molinaro, soprattutto sull'agriturismo, sulla commercializzazione dei nostri prodotti, ma io ricordo, oltretutto perché nella vicenda degli agriturismo sono stato coinvolto per una ragione affettiva più che politica, perché chi ha avviato gli agriturismo in Calabria è stato mio fratello, che adesso non c'è più, Mario Morroni. Quindi conosco perfettamente la realtà dell'agriturismo. Purtroppo noi abbiamo un handicap grosso, che è la nostra cultura, è una questione di cultura che ci frena in tutto quello che potrebbe essere lo sviluppo che noi potremmo invece affrontare in condizioni sicuramente migliori e avere risultati migliori. E il fatto stesso che tu lamentavi prima, dici, ma si può in un agriturismo mangiare il salamino milanese. Purtroppo avviene, nonostante gli agriturismo, a parte il fatto che comunque se sono 400, una volta io ricordo erano 78, adesso ne abbiamo 400, più di 400, però se vai in giro ne troverai un migliaio, perché si appropriano di questo termine gente che non ha i requisiti per essere agriturista, no? Va bene. Eh sì, questo. Avvicinati al telefono, bravo, che inizi veramente a sentire. Sono attaccato al telefono, Fabio. Adesso ti sentiamo bene, prego. E quindi questi discreditano gli altri, poi. È chiaro che a questi si aggiungono poi quelli che potremmo dire o incapaci di svolgere la loro attività, oppure gli speculatori. Va bene, è sì. Questo. Poi, nel settore, nella commercializzazione dei nostri prodotti, io credo che la prima cosa da fare sarebbe quella di recuperare un mercato interno che noi non abbiamo. Ricordo a tutti che noi acquistiamo in Calabria gli agrumi della Spagna. Va bene? Ma questo lo diceva, guarda Franco, lo diceva il commendatore assente qui in trasmissione, no, perché le clementine. Gli appalti che si fanno per aggiudicare le gare alle mense e cose, se non si cambiano le regole, se non si stabilisce che il risparmio si fa non sul prezzo ma sulla qualità del prodotto. E no, questo non è riferito solo, questo in particolare è riferito ai lavori pubblici, no, noi non andiamo da nessuna parte, va bene, perché si continueranno, Andrea adesso la provincia alla edilizia scolastica, si continueranno a fare scuole con più terra che cemento, con porte di cartone eccetera eccetera, e dureranno il tempo che durano. Ecco dove bisogna mettere mano, e questo è un qualche cosa che certo. Sicuramente se, dovrà senti Franco sulle scuole una classe politica che si rinnova, sì. E purtroppo io credo che anche in questo noi saremo penalizzati, perché nella condizione attuale che stiamo vivendo, approcciarci a una nuova fase elettorale delle elezioni con
tempi ristrettissimi che non consentono praticamente assolutamente di fare una selezione appropriata, magari su con persone che hanno voglia di fare politica, che sono capaci, sì, che hanno dimostrato di avere tutti i requisiti per poterlo fare, cioè, no, prevarranno ancora una volta le imposizioni che ci saranno da parte dei partiti e dei partiti più grossi. Questo è il problema. Senti, Franco, il discorso politico, andiamo alle scuole. Le scuole, perché per quanto se ne possa dire, io mi pare, te lo avevo anticipato già all'inizio di settembre, che le scuole in itinere dopo l'avvio dell'anno scolastico avrebbero funzionato o male o malissimo, perché come stanno è, o non avrebbero funzionato proprio, nel senso che sarebbero state chiuse. Le scuole purtroppo per la loro capacità di ricezione di persone, va bene, costituiscono dei potenziali vulcani, non focolai, perché no, soprattutto oggi che non c'è la possibilità di controllare, di fare tracciamento, di controllare questo benedetto contagio, avere un potenziale così alto di elementi che possono essere veicolo di contagio è qualcosa di assurdo, ripeto. Per cui le scuole, è giusto che fino a quando non ci saranno le condizioni per poter garantire la salute, il diritto allo studio è un diritto sacrosanto, ma il diritto alla salute prevale su tutti i diritti di questo mondo. Certo. Quindi non si può ignorare questo. E allora, per far sì che non venga meno anche il diritto allo studio, è stato creato uno strumento che si chiama didattica a distanza, che se se ne ha la volontà, le capacità cominciano ad esserci, può funzionare benissimo, non bene, quindi c'è poco da lamentarsi. I genitori che si lamentano perché i figli non vanno a scuola dovrebbero essere più responsabili nel pensare i rischi che corrono i loro figli e loro stessi e gli altri mandandoli a scuola. Questo. Pietro, perché tu sei d'accordo con quello che ha detto abbiano Franco, fatto un attimo, vediamo che ne pensano anche gli ospiti di questo tuo dire sulle scuole. Secondo te? Allora, sul fatto che deve essere prioritario per tutti il diritto alla salute, in questo caso in modo particolare, insomma, lo diciamo anche per l'ennesima volta, viviamo in un momento difficilissimo, sì, di questa pandemia, quindi ancora non c'è il vaccino, tutte le cose che sappiamo. Però io direi pure un'altra cosa, insomma, com'è possibile che, diciamo, luminari della scienza, insomma, italiana e non solo, dicono che ovviamente con le dovute cautele, quindi dispositivi di sicurezza individuale, distanziamento, come dire, nei luoghi, nei banchi, insomma, stiamo aspettando di capire questi banchi con le rotelle, insomma, le note, che cosa producono, cosa non producono, e dicono gli esperti che la statistica aggiornata, diciamo, i casi di contagio sono stati di più nella mobilità, vedi, metropolitane, pullman e quant'altro. Io non penso che possiamo accettare il concetto, sia pure, ripeto, con la massima cautela, e ci sono stati momenti, per esempio il presidente facente funzione Spirlì ha chiuso le scuole per qualche settimana nel momento in cui, diciamo, la situazione era zona rossa, sì, difficoltà a tracciare, diciamo, i contagi, le cose che abbiamo vissuto e abbiamo visto che è successo nella sanità calabrese, però, diciamo, all'idea di immaginare una didattica a distanza, sì, per tutti e per troppi mesi, l'aspetto, diciamo, anche della socializzazione, bambini, sì, e nonne, cioè, non possiamo pensare che le persone le teniamo carcerate, diciamo, in quattro mura. Qualcuno, allora, qualcuno dice magari potevano aspettare in questo momento. Voglio concludere, io dico, non vado in contraddizione rispetto al diritto alla salute, però il diritto alla salute, allora, oggi ci dovrebbe, diciamo, in qualche modo insegnare e condizionare di non essere in questo studio. Stiamo avendo gli insegnamenti, consigliere, perché se i contagi sono diminuiti non è un caso,
comunque... perché c'è sì, stato, sì, ha avuto sì, la responsabilità. Sì, ma non possiamo chiudere tutti in casa, però, signora, io sono sì, d'accordo, ma chi ci può vivere in casa, sì. Ma chi sta in una casa popolare, insomma, c'ha 3-4 figli, chiudiamoli in casa 8 mesi e poi andiamo a vedere cosa ci troviamo. Ma non dobbiamo chiudere 8 mesi in casa, questo è come sì, le attività sì, commerciali. Se noi avessimo avuto la coerenza, la costanza di farlo stare chiuso 2 mesi le attività commerciali, probabilmente per altri 10 mesi sarebbero rimaste aperte. Invece così a singhiozzo alla fine dell'anno avranno chiuso per 6-7 mesi. Questo è il discorso. E allora, se noi avessimo avuto la costanza all'inizio dell'anno scolastico di fare 2 mesi di didattica a distanza, probabilmente adesso le scuole sarebbero state tutte aperte. Le scuole, per quanto se ne siano fatte di progressi all'interno, migliorando con i banchi, le sedie a rotelle, non ne parliamo, perché quelle sono giochini per giocare nelle classi all'autoscontro, va bene. Quindi sono soldi spesi, buttati al vento, bra, su quali dovrebbe indagare la magistratura, bra, perché lì ci sono responsabilità. Ma più che altro, c'è un danno erariale enorme, un danno erariale enorme lì sopra. Bra. Allora, quello che si deve fare, caro consigliere Molinari, lei non ci vive in una scuola, io ci vivo da 44 anni nelle scuole, io so come sono le scuole. Allora, non è per colpa delle scuole, ma nella condizione attuale io le dico solo una cosa, quello che avviene nella scuola. Allora, noi ci chiama un genitore su 1600, tanti sono gli alunni, quindi abbiamo un potenziale di 3200 genitori, 1600 alunni più 300 unità di personale all'interno della scuola. Si faccia lei il calcolo che potenzialità c'è di focolaio, vabbè. Allora, noi ci viene comunicato da un genitore, io sono risultato positivo al tampone rapido, noi lo comunichiamo all'ASL, l'ASL ci risponde che il tampone rapido non serve, allora disponete voi il tampone rapido, lo dispongono, ma dopo 15-20 giorni, nel frattempo il figlio ha frequentato la scuola, va bene? O l'insegnante o chiunque sia, va ma bene. Infatti i presupposti dopo altri 15-20 giorni arriva l'esito del tampone positivo, allora il protocollo dice che bisogna essere contatto stretto per non i contatti stretti chi sono? L'insegnante non è un contatto stretto, non viene considerato contatto stretto, quindi l'insegnante che gira nelle classi, non solo in quella classe dove c'è il contagiato, rimane a scuola, anche se dovesse essere potenzialmente positivo. Quindi se c'è sicurezza in questo... Ma più che altro io mi ero permesso relativamente all'argomento, anzi con Franco Morrone ne abbiamo parlato più volte, perché lui è direttore didattico alla Stancata e Rende, quindi ci siamo... amministrativo, scusami Franco. Quindi ci siamo più volte sentiti, anche perché abbiamo vissuto... Ma a Rende le scuole sono chiuse? A Rende le scuole sono chiuse. Diciamo che da questo punto di vista è necessario fare una riflessione molto attenta e molto, secondo me, equilibrata. Io sono stato uno di quelli che con grande senso di responsabilità, e sono uno abituato ad assumere le responsabilità, ho fatto una battaglia affinché nel periodo ad arrivare ad oggi le scuole rimanessero chiuse. Perché ho fatto questa cosa? Non perché a me non piace che le scuole siano, ci mancherebbe altro, la scolarizzazione, insomma, la cultura è una cosa fondamentale. Allora, io perché ho fatto questo, e di questo ne sono stato convinto e lo sarò fino a quando non ci saranno i presupposti affinché tutti assieme cambiamo idea e quindi facciamo sì che le scuole possano ripartire, perché ho parlato con tutti quelli che sono gli addetti ai lavori, mi riferisco alle ASP, mi riferisco a tanti pediatri, anzi addirittura sia le ASP e sia i pediatri hanno fatto delle lettere molto precise dove consigliavano i sindaci, le scuole, il presidente della provincia a essere molto cauti su questo aspetto, facendo prevalere quello che diceva prima Pietro,
la salvaguardia della salute. Ci sono due elementi molto importanti sui quali dobbiamo, ritengo, assieme riflettere. Sono, al di là dei banchi singoli, quindi del distanziamento, un elemento che diciamo genera e alimenta il contagio rispetto a questo maledetto virus, che sì, peraltro è invisibile, quindi nessuno di noi può sapere dove si trova, è il fatto degli ambienti chiusi, no? Dove non c'è il giusto ricambio d'aria con le giuste condizioni di microclima. Allora, cioè, quello è un elemento fondamentale sul quale bisogna stare molto attenti, perché se è vero come è vero, gli esperti ce lo dicono, che dove non c'è ricambio d'aria, il virus, se c'è aria umida, il virus viaggia in maniera importante, allora quello è un problema, ed è un problema che purtroppo, per neutralizzarlo, anche perché ci troviamo nella stagione invernale, non ci possiamo permettere di ricambiare l'aria nelle aule dove non ci sono gli appropriati impianti aprendo le finestre, cioè questo in questo momento non lo possiamo fare, è chiaro che dobbiamo attuare quelle soluzioni che consentono che appunto si concretizzano queste politiche per cercare di ridurre il contagio. L'altro aspetto importante è pure quello che dicevi tu, perché se ci fossero stati, o se ci fossero ad oggi, dei tempi di risposta rispetto al processamento dei tamponi molto molto ristretti, allora di fatto si ci poteva anche ragionare, ma noi sappiamo benissimo che un elemento fondamentale di questa cosa, appunto di questa malattia, è appunto il fatto di cercare di prevenire che la stessa degeneri. Quindi è chiaro che è giusto e necessario fare in modo che Sì, guarda, io condivido queste analisi, però il mio ragionamento è forse molto più, diciamo, banale e più semplice. Noi non possiamo immaginare, diciamo, un comportamento che parte dalle inefficienze di chi ha avuto la responsabilità di governare questo percorso nel tempo e soprattutto rispetto ai protocolli di sicurezza. E quando abbiamo ricordato i banchi con le rotelle, quando abbiamo ricordato i protocolli di sicurezza che sono stati fatti, diciamo, mesi fa, quando abbiamo ricordato in queste settimane, penso a livello planetario, insomma, no? Le disfunzioni di una sanità calabrese in mano a commissari ministeriali che non hanno fatto nemmeno i piani Covid. Allora io dico, sicuramente diritto alla salute, primo punto, non ne discutiamo. Però non possiamo immaginare che, siccome non siamo stati capaci come Paese, e quindi sono responsabilità ben precise di ministri, di governo e di chi ha la responsabilità di chiudere in casa gli italiani, che noi facciamo stare ad ogni elemento di punto in più che aumenta o diminuisce le persone a casa. Vale per le scuole, vale per quello che stiamo assistendo in questi giorni. Cioè, non è possibile che in un Paese di 3.000 persone, no, uno non può uscire a 500 metri per andare a salutare o vivere una mezza giornata con i genitori o con le persone più care, quando poi magari a Roma, a Milano, insomma, uno può camminare giornate ed è la stessa cosa. Allora, queste disfunzioni le vogliamo dire chiaramente di chi sono le responsabilità? Vogliamo dire che su queste disfunzioni non possiamo prendere sempre la scorciatoia? Perché io penso che perdere un anno di scuola, costringere molte famiglie a tenere i giovani, i meno giovani, i ragazzi a casa, magari con un'abitazione di pochi metri quadri, crea altre difficoltà. E di queste cose noi dobbiamo parlare, come diciamo stasera, con serenità, con tranquillità, ma dobbiamo anche specificare le responsabilità, perché se no questo problema, se dura fino a giugno, che facciamo? Teniamo tutti gli alunni fino a giugno e a casa, fino all'ultimo vaccinato e fino all'ultima verifica che non ci siano contagi? Non è da paese civile. Allora, ecco la posizione di dire sì al diritto alla salute, che è banale ribadirlo, ma altrettanto, diciamo, dobbiamo avere garanzie su altri diritti, la scuola, ma io direi proprio il diritto delle famiglie di continuare a vivere nella normalità, perché chi lavora non sa come fare per quelle ore con i figli, non tutti si possono permettere una babysitter, ci sono vari problemi. Io da consigliere regionale ricevo tante telefonate di dire come facciamo adesso oggi con i figli a casa, per esempio, e non penso che un genitore non vuole i figli a casa. Dobbiamo separare gli aspetti, sono d'accordo, però ecco, io dico, separiamoli. Dire per esempio che un genitore non può andare da Cosenza a Mondalto
a trovare il figlio o i nipotini che comunque vanno a scuola, è un'assurdità sicuramente, va bene, però tenga conto di una cosa, la persona più ostica, va bene, nel dire che si dovevano chiudere le scuole, che non si doveva fare questo, era la cancelliera Merkel. Se ha sentito il discorso che ha fatto la cancelliera Merkel ieri l'altro, va bene, è ritornata sui suoi passi, perché abbiamo finalmente capito che non ci troviamo di fronte a un'influenza, ci troviamo di fronte a un killer spietato, invisibile, certo, che colpisce in qualsiasi momento e in qualsiasi posto. Solo con la nostra intelligenza lo possiamo evitare, per il momento non sconfiggere, evitare. Allora dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni che servono per fare questo. Ma bisogna più che altro, Franco, bisogna cercare di far sì che vengano applicati i protocolli e che ognuno di noi in maniera responsabile attui i comportamenti che i protocolli stessi. Nessuno vuole che la scuola sia chiusa, assolutamente. Ma questo è chiaro che non lo vuole nessuno, certo. Allora, Franco, però bisogna creare le condizioni perché ci sia quella sicurezza che oggi non c'è. Siamo d'accordo su questo, ma non a caso Franco, io la battaglia che ho condotto l'ho condotta proprio su questi presupposti. All'uscita c'è assembramento, avevano aperto persino le mense, non so se a Cosenza sono attive ancora. Le mense si fanno in classe, sai come funzionano le mense? Allora, perché forse voi disconoscete questo. Allora, le mense si fanno in classe. Come avviene la mense? L'attività di mense. I bambini devono uscire e vanno nel corridoio e si ammazzano, si tolgono la mascherina, si giocano, si abbracciano e cose. Entrano in classe con laboratori scolastici e puliscono i banchi dove ci devono apparecchiare la tavola, perché diventano delle tavole, va bene? Dopodiché entrano gli operatori della mensa, mettono le tovaglie, poi entrano gli altri e servono praticamente le pietanze. I bambini mangiano, escono di nuovo fuori, si ammassano di nuovo nei corridoi, rientrano quelli della mensa, sparecchiano. No, guarda, a sto punto facciamoli stare a casa. Ma poi Franco, sotto Natale, guarda, Franco, lascia perdere. Guarda, hai detto tutto. Io direi mi rivolgo a tutti i sindaci. È stato così. Chiudete se scuola, ma anche perché siamo sotto Natale. È inutile che rimanete alla scuola, mo 22, poi dovrà. Chiudete, va, stop. Renda chiuso. Il sindaco aveva. Allora, chiudete se scuola in casa. Ma anche tanti altri comuni. Questa cosa che ha detto Franco, anni fa che ero un banco, che ero, lascia perdere, stendiamo un velo pietoso. Allora, Franco, ti abbraccio, grazie per il tuo contributo. Ciao, buona serata. Abbiamo aperto un altro coso per la scuola. Ricordiamo che siamo in diretta, che ore sono? Le 22:15. Vola il tempo. Chiaro. Ci vedi che una cosa Pietro Molina mi ha fatto scordare, Andrea, mannaggia te. Ah, io? Sì, perché mi aveva detto una cosa e poi mi sono dimenticato. Ho fatto di sta Lega, no? Questa Lega. E com'è nata questa Lega? Perché proprio hai scelto la Lega? Cosa ti piace? Ma lo dicevo prima, ma lo ribadisco con grande interesse. Perché per me la Lega ha significato il valore su alcune cose che già in qualche modo avevo incrociato nell'attività di imprenditore agricolo e di presidente della Coldiretti, per esempio la difesa del Made in Italy, la difesa dei confini rispetto non solo alle persone ma anche ai prodotti, perché quando poi parliamo di concorrenza sleale e nessuno controlla che grano arriva in Italia per stare nel reparto agroalimentare, è un elemento di visione, di tutto aperto e ognuno può fare quello che vuole, o un minimo di regole. Un altro aspetto è che un partito nuovo non ha incrostazione nella pubblica amministrazione, che purtroppo c'è. Calabria, e c'è in Italia, Salvini ha fatto con i soldi 49 milioni di euro. No, questa è un'altra cosa. Poi, se vogliamo parlare di questo, io quello non l'ho gestito io, non sono responsabile, me la cavo così. Ma però voglio dire, nessuno. Sulle cose che ha detto Salvini, perché Salvini certe cose dice giuste. Io mi auguro che ne dica più di certe cose, però non dobbiamo, secondo me, fare tutta le bombacce. Perché se uno vuole dire che per i 49 milioni, punto interrogativo, poi si vedrà. C'è la magistratura in corso, quindi massima cosa che tutti i partiti fanno schifo. Io non sono d'accordo perché se noi neghiamo
il partito come struttura politica, come elemento di formazione di classe dirigente e come elemento regolatorio rispetto sì. a chi dalla politica va nell'istituzione, allora vuol dire che c'è una barbella. Allora, ma devo fare una domanda. Andrea, mi dovete dire, dice tu sei arrivato ora, dici io non ho fatto niente finora, ho fatto una commissione. Fabio, mi deve permettere una riflessione rispetto a quello. Ma ditemi una cosa, ma perché siamo gli ultimi in tutto? Sta Calabria, perché è l'ultimo in tutto? Allora, già sanità, turismo, spettacolo. Ma diciamo che gran parte di queste responsabilità, no? Alla fine sono frutto della mancanza della politica, perché quello che diceva Pietro prima, per 40 anni abbiamo fatto c'è stato 5 anni un centrodestra, 5 anni un centrosinistra, poi 2 centrodestra, poi 2 centrosinistra, cioè ma i calabresi a chi sanno i rivolgono? Ma a chi si devono rivolgere? Io prima ritengo di aver fatto una considerazione molto importante, che c'ha delle basi, no? Perché è chiaro che i partiti e gli ideali sono non importanti, fondamentali, ma nel momento in cui si fa politica come si faceva una volta, quando c'erano le scuole di formazione della politica, si selezionavano, si selezionavano le persone che si dovevano candidare, perché alla fine insomma questi sono valori importanti che qualificano l'azione politica, qualificano i programmi e fanno sì che si possano raggiungere gli obiettivi con senso di responsabilità e con competenza, no? Adesso noi in Calabria negli ultimi 10 anni, 15 anni ci siamo trovati ad avere i famosi commissariamenti sulla sanità, sì. sulla depurazione, sul dissesto idrogeologico, siamo stati commissariati su tutto e il frutto di questi commissariamenti alla fine qual è stato? È stato un disastro dappertutto. Basta pensare, Fabio, no? Alla depurazione, quello che è avvenuto, e dopo sì. farò una parentesi, al dissesto idrogeologico, no? 3 anni fa, nel 2017, sono stati pianificati con apposita delibera circa 350 milioni di euro esecutivi di progetti cantierabili che per interventi dovevano essere realizzati nei territori della regione Calabria. Ad oggi andiamo a vedere quanti di questi, nemmeno uno. Non a caso tu pensa all'ultimo evento che è accaduto a Crotone, alluvionare, di fatto insomma se questi interventi no. E allora, ma la colpa di chi è? Ma la colpa è del sistema. È un sistema che non funziona, no? Tu pensa che stiamo ragionando, stiamo ragionando su presupposti che non hanno. No, vai, però dico, non ci accavalliamo, non ci, come facciamo sì. discorso di 2 ore, se no dobbiamo rivedere domani. Penso di aver parlato molto poco. Io personalmente non ci sto al discorso di fare tutta l'erba un fascio, ma non perché mi può riguardare anche a me, perché sono coinvolto, essendomi candidato qualche mese fa, perché se della politica facciamo di tutto l'erba un fascio e diciamo che la politica fa schifo, io ritengo che non c'è un'alternativa per vivere civilmente, democraticamente. La politica governa tutti i processi e come tale è fondamentale. Se vogliamo chiudere con confusione, abbiamo un minuto per ora e diciamo un concetto. Pietro, io quello che vi sto chiedendo, ce lo chiedono i cittadini calabresi, io ho detto perché siamo gli ultimi in questa regione? Questa domanda tu mi dai un minuto, allora, io ti rispondo. No, poi io volevo aggiungere, è ovvio che sicuramente questo non è rivolta a te, tu hai fatto bene, no, ma io mi sono arrivato adesso, in politica, io ho fatto un'altra cosa prima, però i cittadini si chiedono, se questa sanità, si parla a Calabria sempre di 'ndrangheta, sembra ogni cosa che esce a livello nazionale, come se accendono il freddo 'ndrangheta, l'ospedale là è morto Chira, hanno arrestato a Chira, hanno roba. Io non ne parlo perché questo voglio dire, poi se andiamo a vedere negli ultimi 20-30 anni, questa regione è stata governata sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Sì. Quindi hanno fatto delle scelte con consiglieri regionali, presidenti di destra e di sinistra. Perfetto. Allora, chi ha sbagliato? Un cittadino, certo, noi siamo qui e vediamo che abbiamo una sanità allo sbando. E tu dicevi prima, commissariato. Abbiamo i trasporti, l'alta velocità di fermare a Salerno.
dove depurazione, ne parliamo proprio, mare sporco, cioè, hai capito? Questo è quello sotto gli occhi di tutti. Abbiamo, abbiamo un'infrastruttura che è un porto. Tu hai detto io ho scelto la Lega perché mi riconosco in questa, in quello che ha detto il leader, e tu hai scelto il leader. Io dico partendo da questo disastro, giusto? Sì. E qual è la scelta che deve fare un cittadino? Sì. Allora, chi decide di candidarsi? Pietro Molinaro ritiene di fare una scelta in un partito che pensa, almeno io penso ancora questo, mi può dare la libertà di fare le cose per cui i calabresi mi possono dare fiducia. Sì, giusto? È primo elemento. Il cittadino quando va a votare non deve votare e poi si dimentica. Deve guardare. No, votano la masciata, oi Pietro. Hanno creato un sistema così perfetto. Ma non è così, ma non no, è così. Perché negli anni, qua in Calabria, i diritti ti fanno passare per piacere, Pietro. Guarda, poi che all'ospedale chiama Chiro, dottor, ma non è così. Per un certificato coso a Rugo Comune chiamano così. Ma non è così, Pietro. Non è così, perché se fosse tutto così, allora vuol dire chiudiamo la trasmissione, ce ne andiamo e diciamo che la Calabria non ha nessuna prospettiva. Sto dicendo che negli anni è stato così. Secondo me non è così, secondo me non è così, perché se no non diamo onore a chi in questa regione dalla mattina alla sera lavora, fa impresa, esporta, crea valore aggiunto e comunque dà un minimo di servizi. Che cosa dobbiamo cambiare? Dobbiamo cambiare tutto quello che volgarmente lo chiamiamo malaffare, volgarmente lo chiamiamo incapacità di fare scelte in qualche modo di prospettiva rispetto a quello che la Calabria può fare. Io faccio un esempio. Chi ha deciso in Calabria di deturparla quasi definitivamente 30-40 anni fa, quando nei posti più belli della Calabria ci hanno messo industrie pesanti che hanno deturpato il paesaggio, la vocazione turistica, e hanno chiuso dopo 5 anni, 2 anni, dopo un mese? Allora chi c'è nome e cognome? Allora questo è un elemento storico che ci deve far dire. Ma io oggi, Pietro Molinaro, posso pensare che non so in Sila ci vado a fare una centrale a carbone? No. E se decido di fare questo, qualcuno mi deve arrestare. E questo dobbiamo dire anche da questa trasmissione. Bravo. E non dire non si può fare. Io questo è. Faccio un altro esempio. Io prima ho detto, ma è possibile che. Faccio un altro esempio. È possibile che in questa regione. È possibile che in questa regione per avere un'autorizzazione, per esempio, di qualsiasi cosa, bisogna aspettare 2 anni? Non è possibile. Allora, se io faccio politica a qualsiasi livello, dal comune alla provincia alla regione, mi devo impegnare a modificare le regole, le persone, fare i concorsi, non stabilizzare all'infinito persone che non hanno competenze, perché questo fa parte poi di non avere servizi. E allora se noi vogliamo la moglie ubriaca, la botta piena, non è possibile. Se io voglio qualità, non devo pensare alla stabilizzazione, tout court. Devo pensare a fare magari stabilizzare le persone che hanno una storicità facendo dei concorsi, per esempio, dando delle priorità. Perché la Calabria, gli ultimi 2 anni della Giunta Oliverio ha pagato a 7.000 persone per lavorare nel MIBAC, cioè nel Ministero dei Beni Culturali, per lavorare nel Ministero della Giustizia, e persone a 510 euro che mo a 31 dicembre non sanno dove andare e cosa fare. Questa è una politica giusta, per me sbagliata, ma per questo allora io dico che se il centrodestra, per esempio, se Pietro Molinaro, per le poche possibilità che ha avuto o che avrà, allora, farà queste scelte, è giusto che non venga votato. Pietro, e non dire che la politica, è chi deve governare questa regione. Questa è una cosa che vale un po' in tutti i settori, comunque. Perché se c'è una pianificazione e una programmazione e si capiscono quelle che sono le peculiarità dei territori, allora si può andare a intervenire in maniera programmata, e da lì arrivano i risultati. Io a questo mi riferivo prima, e soprattutto queste cose, caro Pietro, le dobbiamo fare le persone che vogliamo agire e agiamo con senso di responsabilità e con competenza. Pietro Molinaro, cioè, questo tu bisogna su questo fare. Discorso hai ragione, però non è che stiamo dicendo che Pietro Molinaro la Lega non hai mai governato, tu hai lavorato nel tuo, hai lavorato con la Coldiretti, hai fatto bene o meno.
Adesso sei andato lì, ma sei seduto lì da poco, non hai avuto tempo di metterti in moto, sicuramente hai le idee. Se ti hanno votato significa che tu sei ben visto, no? Però tutti questi che hanno gestito questa cosa pubblica in Calabria da 30 anni a questa parte, se questa regione è l'ultima in tutto nella sanità, nei trasporti, c'è un motivo, io questo dicevo. Poi parlate di 'Ndrangheta, ecco qua, approfitto e saluto, ho il piacere di averlo qui in diretta telefonica, il professor Francesco Bruno, nostro criminologo, perché lui è originario calabrese, noi abbiamo tanti illuminati. Lo salutiamo. No? Francesco, salve, buonasera, benvenuto al Graffiatore. Buonasera. Devi abbassare il ritorno, magari mi senti tramite telefono, altrimenti se dalla regia lo volete comunicare, perché se ascolta tramite TV arrivi in ritardo. Adesso lo abbasso. Francesco, mi senti? Sì, io ti sento. Ma ti sentiamo lontano, ti devi avvicinare un po' al telefono perché ti sentiamo lontanissimo. Sì, mi avvicino e devi abbassare il televisore, molto probabilmente tu sei in quel di Celico, nella fascia Presilana Cosentina, eccolo qua. Allora Francesco, hai sentito, abbiamo parlato anche di 'Ndrangheta, questa Calabria, insomma, visto che adesso siamo in tempo. Adesso l'ho abbassato, spero che non si senta più. Non riesco a sentirlo. Sente. Adesso sì, Francesco. Si sente adesso? Sì, adesso ti sento bene, prego, anche se non ti ascolto in TV, prego. E allora che dobbiamo dire? Io ho assistito un pochino al vostro dibattito e devo dire che la politica naturalmente è una cosa importante, è uno degli aspetti più importanti di una società. Non certo. Ci può essere una società moderna, una società organizzata senza la politica, senza quello che dobbiamo fare per noi e per tutti gli altri cittadini. Ora, purtroppo la Calabria è in un mare di guai, ma non da oggi, lo è stato da sempre, e sin da quando io sono nato. Io non me lo ricordo, però me lo raccontava mio padre, che venne De Gasperi, che allora era Presidente del Consiglio, e ai calabresi che gli dicevano cosa dobbiamo fare, gli disse andatevene, e molti emigrarono nelle Americhe e nelle varie, proprio perché già da allora non si sapeva cosa fare. Adesso sento voi parlare dei problemi, di alcuni problemi che sono presenti. Però il problema vero è molto più importante, e la Calabria non c'entra, perché la Calabria è solo il risultato di politiche antagoniste che vengono fatte in tutta Italia. Allora, prendiamo per esempio il caso della sanità. Allora, non c'è mai stata una sanità normale in Calabria, ma quel poco che c'era, perché per un certo periodo c'è stato un tentativo di coinvolgere il sud e di farlo migliorare. Francesco, ti puoi avvicinare un po' al telefono? È stato distrutto. Sì, dicevo, è stato tutto distrutto, ma non così a caso, per errore. È stato distrutto perché c'è stata e c'è tuttora una volontà distruttiva. Quindi quei pochi ospedali, chiamiamoli ospedali, che c'erano sono stati distrutti, e oggi noi non abbiamo dove mettere gli ammalati. Li hanno chiusi, c'è stato il piano di rientro. Sappiamo come curarli, non mi sbaglio. Non ci sono medici, non ci sono infermieri, e nessuno può pensare di assumerli. Dove li prendono? Se
sin dalla base c'è l'errore, perché per esempio si continua a tenere il numero chiuso nella facoltà di medicina, e che significa rendere praticamente impossibile la nuova generazione di medici. E basta, e poi la cosa, un'altra cosa più grave, noi abbiamo a Cosenza una università, che è l'Università della Calabria, cosiddetta, sì, che nasce da tanti anni e che è un campus molto importante. La settimana scorsa ne abbiamo parlato in Consiglio Comunale. Io e tanti Facoltà altri di Medicina e Ospedale. Abbiamo cercato, cerchiamo di creare in questa regione, nella Unical, una facoltà di medicina, perché non è possibile che i nostri malati debbano andare a Milano, a Roma per farsi curare, e la Calabria deve spendere i soldi per le altre regioni. È così. Ma dove cacchio, che cosa fa questo commissario del cavo? Questo dovrebbe essere fucilato. Chiunque esso sia, non faccio. Non c'è più ora, ma speriamo perché che. Perché non vanno fucilati, perché in un paese serio, non dico fucilazioni, sono contro la pena di morte, ma comunque buttarli in galera e buttare la chiave. Perché dove stanno i soldi dei cittadini calabresi? Dove sono finiti? È inutile venirmi a dire che non ci sono soldi, che non possiamo fare questo, non possiamo fare quello, perché non è possibile, perché non ci sono le abilità o non ci sono le condizioni. Queste condizioni si possono fare, ma si possono fare con soldi. Senti, Francesco, secondo te da dove deve ripartire questa Calabria? In un minuto, secondo te da dove deve ripartire questa nostra regione? Deve ripartire da... bisogna fare una sola cosa. I calabresi, e soprattutto quelli che hanno dignità di nostri rappresentanti, di calabresi eletti nelle nostre cariche regionali e di altro tipo, devono prendere un treno, finché ancora ci sarà un treno, perché non ci lasceranno completamente a piedi, andare a Roma e fare casino, ma un casino della Madonna a Roma, incatenarsi davanti a Montecitorio. Bene. Perché non è possibile, non c'è volontà. Allora questa volontà deve emergere, deve apparire subito. Ma speriamo bene, Francesco, io me lo auguro. Invito anche il consigliere Molinari, magari dica, ma c'è ragione, perché qua non sente mai nessuno. Roma, insomma, lo dipende pure da noi. Un attimo, Francesco, c'è consigliere Molinari, volete qualcosa? No, io sono d'accordo che la Calabria con la schiena dritta deve pretendere alcune cose da Roma e dall'Europa. Ma per essere forti, a mio avviso, nella richiesta dobbiamo testimoniare che sappiamo fare anche noi la nostra parte, perché una regione, per esempio, che non riesce a spendere in tempi giusti i fondi comunitari non può andare a chiedere altri fondi. Noi abbiamo 700 milioni di euro fermi da oltre 12 anni per costruire 4 ospedali, giusto o sbagliato, o non li costruiamo più, o quindi riprogrammiamo queste risorse, o sistemiamo gli ospedali chiusi, ma non possiamo lasciarli lì fermi. Questo è un esempio, ripartire dalle vocazioni di questa regione. La Calabria non può essere solo servizi, dobbiamo produrre ricchezza per essere, diciamo, nelle condizioni di lasciare l'ultimo posto nella graduatoria socio-economica dell'Italia e dell'Europa. Allora, se noi abbiniamo servizi giusti e efficienti, e quindi lottiamo a Roma e a Bruxelles, ma facciamo la nostra parte sulle vocazioni, non è possibile che questa regione solo consuma risorse, deve produrre, ovviamente in modo sostenibile, perché questa è la sfida che abbiamo. Io penso che, professore, se abbiniamo le due cose, di pretendere rispetto e dignità, facendo le cose, sapendole fare,
diciamo in qualche modo mettendo al bando seriamente la mala politica e il malaffare che c'è dappertutto, purtroppo, compresa la sanità calabrese, perché non è possibile che noi ancora oggi nella sanità calabrese non abbiamo un sistema di contabilità che registra le fatture e non si pagano due volte. Non è possibile. Infatti. Volevo rispondere al professore Bruno, perché l'argomento che lei ha preso e ha trattato è un argomento che abbiamo trattato 15 giorni fa in Consiglio Comunale a Rende, relativamente insomma alla facoltà di medicina. Ci stiamo lavorando da molto tempo insomma affinché questa cosa si possa concretizzare, e lei pensi, professore, che l'Università della Calabria in questo momento ha attivi due corsi di laurea che rappresentano quasi tutti gli esami del primo triennio di medicina, e parlo di farmacia e di biologia e di scienze, anzi anche scienze infermieristiche. Quindi si tratta di fare il passaggio successivo. È chiaro che per fare questo è importante che ci sia la politica, che ci sia una politica forte che sia garante di tutte queste attività e di tutti questi obiettivi che bisogna raggiungere e che sono fondamentali, perché come lei diceva l'ingresso alle università per il percorso di studi di medicina è un ingresso a numero chiuso, spesso i nostri studenti addirittura devono andare a studiare con delle escamotage a Tirana, in Albania o altrove, quando qui soffriamo di tutto quello che tutti noi sappiamo. E allora bisogna, da qui la politica deve essere forte ad invertire questa tendenza e a far sì che queste cose si possano concretizzare. Non a caso c'è stata anche la discussione, caro professore, per quanto riguarda il nuovo ospedale, nei programmi di sviluppo dei progetti e delle infrastrutture fatto nel 2019, mi pare, anche da questo Consiglio regionale, da questa Giunta regionale, da quelli precedenti, sono destinate delle cifre esorbitanti per il nuovo ospedale, in particolare quasi 270 milioni di euro o anche di più solo per l'ospedale di Cosenza. Però se andiamo a vedere, in questo momento ne stiamo parlando, ma addirittura ci stiamo perdendo su quella che è l'individuazione della location per fare l'ospedale. Questa struttura ospedaliera. Allora da qui deve partire la forza della politica, e noi abbiamo voluto mandare un messaggio forte facendo in Consiglio Comunale una delibera con parere unanime di tutti i consiglieri, dicendo sediamoci a un tavolo tutti i comuni dell'area urbana e i comuni limitrofi, insieme alla provincia e insieme all'Università della Calabria, che è fondamentale, con l'obiettivo di essere produttivi. Finiamola di discutere, il giorno dopo ce ne dimentichiamo e ribaltiamo le situazioni. Individuiamo la location, facciamo in modo che la stessa possa essere balicentrica e possa servire tutta l'area urbana, pensando a tutti quelli che sono i presupposti e mettendo da parte gli aspetti campanilistici. Se noi andiamo a guardare com'è strutturata l'area urbana, io ritengo che seppur verso la montagna ci possa essere grande sviluppo, diciamo che lo sviluppo urbanistico importante io ritengo che si debba eseguire lungo le sponde del Crati da una parte e dall'altra, no? Allora guardiamo a questi obiettivi, cerchiamo di capire quali sono le infrastrutture che sono fondamentali affinché un ospedale possa essere baricentrico e possa essere facilmente raggiungibile. Mettiamo in questo contesto lo svincolo autostradale che dovrà nascere a settimo quale c'è un progetto già esecutivo. Chiaramente discutiamolo, decidiamolo assieme, facciamolo, però facciamolo da qualche parte e cerchiamo di valorizzare tutte quelle risorse ritornano indietro e non ce le abbiamo più, perché prima o poi usciremo dall'obiettivo 1 e usciremo da tutti quei contesti per i quali abbiamo tutti questi finanziamenti. Usciamo da tutti gli obiettivi. Professor Bruno, prego, a concludere cosa vogliamo dire ai calabresi, Francesco, prego. Volevo dire, per chiudere questo fatto dell'università, io ho provato Francesco, ti puoi avvicinare al telefono un po', perché ti sento lontanissimo. Se ti avvicini al telefono, avvicina il telefonino. Ad altri colleghi,
e soprattutto con il preside di farmacia, che abbiamo trasformato in scienza della salute. Beh, abbiamo provato a far tutto, io avevo parlato con il ministro, avevo trovato tutti gli escamotaggi possibili, e c'era solo un momento, sapevamo anche come fare, abbiamo organizzato tutte le cose per poterlo fare, ma non è stato fatto, perché il rettore dell'Università di Catanzaro di allora ci è andato contro. E certo. Perché questa è ancora la Calabria, quello voleva avere la facoltà solo per lui, solo a Catanzaro, era più o meno, è successo come quando c'era il discorso fra Reggio e Catanzaro, e a Reggio dovettero fare la rivoluzione per non ottenere niente. Adesso, tanto per dire, io mi sono scontrato, mi scontro quotidianamente con queste diatribe, con questo, così come il discorso dell'Andrangheta. È vero che noi siamo una regione con un alto tasso di criminalità organizzata, e che questa criminalità organizzata si chiama 'Ndrangheta ed è una criminalità molto forte, presente ormai in tutto il mondo. Noi siamo i maggiori commercianti di cocaina, andiamo dovunque a comprarla e a venderla. Ma dove stanno i soldi? Chi se li prende i soldi? Questa è la domanda. Dove stanno? Noi dovremmo essere ricchissimi solo per quello che commercializziamo in cocaina. Dove stanno? Non ci sono, perché la 'Ndrangheta non è solo in Calabria, ma è soprattutto a Roma, a Milano. È là che vanno investe. I soldi, capito? Certo. E allora questi soldi della 'Ndrangheta sono gli stessi soldi che nell'agricoltura, nella medicina e in tutte le aree produttive o meno calabresi finiscono fuori dalla Calabria, e in Calabria non rimane niente, e quel poco che rimane, diceva giustamente il nostro deputato regionale, praticamente non viene speso perché siamo uno contro l'altro, perché quelli di Cosenza non vogliono che l'ospedale si faccia rende, quelli di Rende non vogliono che si faccia Cosenza, ma noi l'abbiamo superata questa cosa mettendo sul piatto, è vero. Chiaro, sì, però noi questa cosa e allora superata. Come se ne esce da qui? Ci vorrebbe un dittatore, ci vorrebbe qualcuno che viene qua e dice basta, non me ne frega niente, questo si fa e si fa qui, e se qualcuno dice di no, è un calcio in culo e lo mandino a nuotare. Sono d'accordo. Avete detto tutto, è chiaro. Quindi, però vedi Francesco, Molinari l'ha detto una cosa importante, questi soldi vanno persi, nessuno li vede, cioè. Uno solo perché è nato a Siderno o a San Luca, o in qualunque paese della costa ionica regina, sì, la costa ionica regina, anche da dove parte questa televisione, debba essere considerato mafioso. Sì, infatti una volta io incontrai il sindaco, il prete e il comandante dei carabinieri del paese, non mi ricordo come si chiama, il paese dove nacque Corrado Alvaro. San Luca, ecco. Che mi invitarono ad andare a San Luca, come molti miei. Professore, avvicinatevi il telefono, si sente lontano, avvicinatevi il telefono. Mi senti? Adesso sì.
Ecco, io sono deciso, fra poco me lo mangio, certo. Allora, ecco, mi invitarono ad andare lì. Dico, ma io fossi matto che vengo lì. Perché se mi vado a prendere un caffè mi arrestate perché sono un dranghetista. Io ci sono pure nato qua, quindi mi aspetto i carabinieri che da un momento all'altro vengono. Meno male che la mia zona non è così particolarmente... Insomma, è quello che succede anche con la politica. Magari Molinari prende un caffè con una persona che insieme a un altro, esatto, lo vedono e dice: ah, Molinari è un dranghetista perché ha preso un caffè. Lo so, cioè, questo, che poi questo deve finire. Sì. Questo deve finire, ma per finire bisogna dare lavoro, bisogna dare, bisogna smetterla di mandare i poliziotti lungo la 106. Bisogna semplicemente dare lavoro e dare dignità alla gente, aprire, non chiudere le scuole. In questo momento il nostro governo le ha chiuse le scuole, se ne frega, non le vuole neanche riaprire. Perché? Perché l'obiettivo principale è quello di isolarci e di poter fare di noi attraverso internet quello che vogliono. Dobbiamo ribellarci. Dobbiamo riprendere la nostra dignità e la nostra personalità. Francesco, e lottare contro tutti coloro che ce la vogliono togliere. Francesco, grazie per il tuo intervento. Sono tutti d'accordo con te. Poi magari vediamo se riusciamo a farlo un'altra trasmissione. Grazie, con... siamo in parte. In parte una felice notte, Francesco. Grazie. Buona serata. Grazie, buona serata. Professor Bruno. Scusami Piero, stavi dicendo. Lui è per pensa che su internet insomma ci toglie e ci segue, ci controlla. Adesso c'è anche l'app. Ma sì, ormai insomma è di dominio comune, insomma, che ci sono troppe strumentalizzazioni, troppi interessi, come dire, internazionali e sicuramente anche nazionali, insomma. Mi dispiace dirlo, ma questo governo non ha brillato, diciamo, di trasparenza e di interesse generale, insomma, ormai di dominio pubblico, insomma, queste cose sono quasi alla frutta. Le comprendiamo tutte. No, le comprendiamo tutte, che insomma non si può fare così, insomma, un giorno non si può uscire, poi ci riflettono. Allora, o è la scienza che decide o è la politica. Se è la politica si deve assumere responsabilità, ma non ci possiamo mascherare, insomma, e confondere rispetto alla scienza e poi sono scelte politiche. Però il professore diceva una cosa importante. Io lo dico da più tempo, questi giovani vogliono lavorare, il lavoro che poi ecco azzera forse il malaffare. Ma il lavoro, no? Allora, tornando alla Calabria, che penso che ci interessa di più, insomma, la Calabria da troppo tempo resta la regione con le maggiori potenzialità. Come traduciamo le potenzialità in fatti concreti? Vocazione del territorio, il lavoro possibile rispetto alle vocazioni. E io faccio qui anche un altro esempio: noi abbiamo 800 km di costa, bene, siamo una regione vocata al turismo, questo lo sappiamo tutti, però perché negli ultimi 15 anni non abbiamo fatto niente e ci sono tanti soldi ancora non spesi per la difesa, diciamo, delle coste, e quindi l'erosione costiera, la depurazione. Noi, questa giunta che ovviamente ha avuto una vita brevissima, avevamo chiesto alla Presidente Santelli, proprio come partito della Lega, di dire: noi dobbiamo fare un dipartimento per la difesa del suolo e per la difesa delle coste, perché se non facciamo un ragionamento serio e spendiamo le risorse che abbiamo per contrastare queste lesioni costiere, noi non solo non faremo turismo, ma ovviamente ci impovereremo rispetto anche al patrimonio edilizio, perché ovviamente stanno crollando case, insomma, ferrovie, insomma, tutto, strade, tutto, e quant'altro. Tutto. Quindi ecco, per esempio, questa è una scelta strategica. Perché non si è fatta prima? Non lo so, ma a me non mi interessa interrogarmi perché non si è fatta. Dobbiamo farla subito. La depurazione, rischiamo di essere commissariati ancora una volta sulla depurazione, perché abbiamo 134 progetti pensati nel 2015-2016, addirittura col patto per la Calabria, e ancora non ne abbiamo realizzato nessuno. Ecco, queste sono le cose su cui la politica comune e regioni in particolare si devono concentrare in termini di semplificazione e velocizzare quindi la spesa e la realizzazione e creare quelle infrastrutture, quei servizi che favoriscono il lavoro vero anche per chi poi vuole investire in questa regione sulle vocazioni che abbiamo. Cibo di qualità,
ovviamente turismo di qualità e tutte le bellezze dei beni culturali che sono ancora la maggior parte sottoterra e quelle che ci sono non vengono valorizzate. Certo. Io per questo ritengo che sono le priorità su cui dobbiamo continuare a lavorare. Per quanto riguarda gli aspetti che Pietro citava relativi all'erosione costiera, tutte le altre, io ritengo che ci sia un altro aspetto che è ancora più importante, che è la configurazione della nostra regione, dei nostri territori per quanto riguarda la sismicità. E allora da lì dobbiamo essere forti a dire, vogliamo essere seri, vogliamo investire, dobbiamo fare un dipartimento per la geologia, anche perché abbiamo la fortuna, non era mai avvenuto, di avere il presidente dell'Ordine Nazionale dei Geologi, che è un calabrese, è un nostro residente di Rende, anche se reggino di origine, che diventa per noi, deve diventare per noi una risorsa. E non solo, abbiamo tantissimi professionisti ingegneri che ci sono disponibili a mettere a disposizione di questo importante problema tutte quelle che sono le capacità e le professionalità, e perché dopo noi singolarmente, se andiamo a riflettere, a fare un'analisi, siamo bravissimi, siamo bravissimi, noi non siamo bravi nel momento in cui dobbiamo fare squadra, non siamo quasi detto, abituati a lavorare. Ha detto Bruno poco fa, ha detto quasi e allora, cerchiamo di fare questo. Sul discorso della depurazione di cui tu parlavi, ci sono sti progetti, ma bisogna andare ad analizzare con attenzione tutto quello che bisogna fare, e mi riferisco, se vogliamo insomma salvare il mare, far sì che abbiamo un mare pulito che sia appetibile nonostante le altre carenze che abbiamo sul trasporto, certo. E tutto il resto, ricettività, con tanto di cappello per quelle iniziative brillanti, poche iniziative ci sono brillanti, là dobbiamo cercare di andare a porre in essere tutte le azioni che servono per collettare tutti gli scarichi che ci sono sui territori non controllati, e dopo per avere risorse a disposizione, alla stessa maniera di come deve avvenire per i rifiuti, che dobbiamo per forza considerare una risorsa e non un qualcosa che ci crea diseconomie, anche nel settore della depurazione noi possiamo benissimo porre in atto dei progetti anche con i fondi europei, e mi riferisco al fondo LIFE, col quale altre regioni che non sono nemmeno obiettivo 1 sono stati così bravi che hanno posto in essere dei progetti dove hanno fatto degli impianti che utilizzano i fanghi di depurazione per produrre biogas, e dopo dalla purificazione del biogas addirittura hanno prodotto biometano, che è stato o immesso in rete perché la nuova normativa ce lo consente, oppure è stato utilizzato per alimentare come combustibile tutti questi pulmanini a biometano. Ce l'abbiamo anche a Rende, a Rosarno c'è la fattoria che produce biogas, però dobbiamo fare un passo avanti, perché in quella maniera dal biogas dopo di fatto si produce energia elettrica che viene messa in rete. Facciamo un passo più avanti, pensando alle green economy, cercando di produrre dai fanghi di depurazione biogas, quindi biometano, e dopo da quello che è la remunerazione di questa cosa si vanno ad alimentare tutte le azioni di manutenzione dei depuratori, assieme a quelle che sono dopo le risorse deve mettere chiaramente a disposizione la regione per il comune, affinché gli stessi possano funzionare. Andrea è un luminare sul suo campo, Molinari è sul suo, sono le competenze. Se oggi o domani fossi consigliere regionale oppure assessore, io mi chiamo e dice: Cuzzo, scusa, ma un consiglio, come la vedi sta cosa? Oppure, hai capito, questo è quello che manca a noi. Noi ce l'abbiamo illuminare in tutti i settori, no? Il primario lo nomina il politico, questo, ma a proposito di bio, la sanità sanitaria non ne parliamo più, ormai, ma bio, bio. Chi è questo bio? Perché tutti quanti sono bio, ma bio che è? È una produzione senza utilizzo. Ci crede o non ci crede? Senza l'utilizzo della chimica. Chi li controlla questi? Come che li controlla? Ci sono istituti nazionali accreditati che ovviamente fanno controlli rigorosi.
mi piace ricordare che siamo la seconda regione d'Italia per superficie a biologico, e questo è nato, ecco che io parlo delle potenzialità e delle vocazioni della Calabria. Per fare il biologico, diciamo, in Calabria come in Sicilia, non a caso Sicilia e Calabria sono prima e seconda regione, perché c'è bisogno, diciamo, di un clima particolare, c'è bisogno di, per esempio, di più ore luce, c'è bisogno di avere dei microclimi, appunto, ecco perché noi riusciamo a farlo senza l'utilizzo della chimica rispetto ad altre regioni. Tu ci vai a Milano, quindi, non vedi mai il sole, c'ha ragione, quindi, noi abbiamo il sole 10 mesi all'anno, o forse 11 del tutto. Ed ecco perché noi su questo dobbiamo spingere. A me piace ricordare che la produzione di cibo di qualità del Made in Italy si può sviluppare solo a sud, perché al nord ormai sono saturi, e noi comunque prima di questa crisi ovviamente si camminava nell'export, insomma eravamo a 43 miliardi di export ed eravamo destinati ad arrivare a 50 miliardi in brevissimo periodo. Dove si può creare questo valore aggiunto e questa produzione? Solo a sud, e nel sud la Calabria è la regione che ha più suolo agricolo ancora non utilizzato. Ci sono 40.000 ettari di superficie agricola non irrigata, per esempio, e qui è un volano di sviluppo. 40.000 ettari irrigati significa creare 40.000 posti di lavoro. Bravo. Allora, ragazzi, allora, guardate, bisogna lavorare bene un po' su tutto questo. Entriamo nell'ora di Mazzullo, perché Mazzullo, questa è l'ora sua, capite? Fatti una domanda e datti una risposta. Sono le 23, mancano 2-3 minuti alle 22:57. Noi siamo in diretta su Telemia, quindi un abbraccio a tutti voi che siete in Calabria e seguite il graffiatore. Vi lascio la parola per gli auguri, se volete salutare, visto che siamo sotto Natale, insomma, perché siamo in chiusura. Sì. Allora, come dice Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Domani è un altro giorno, chi è che vabbè, io penso che l'augurio più importante che dobbiamo fare a tutti i nostri cittadini, pensando alla Calabria intera, alla provincia di Cosenza, ai nostri comuni d'appartenenza, è quello di cercare assieme di superare questo tragico momento di questa pandemia, che di fatto è una guerra dove però di fatti l'avversario c'è ma non si vede. Quindi l'augurio è quello di uscire prima possibile da questa grave situazione, e questo lo possiamo fare ognuno di noi con la correttezza dei comportamenti, che credo che sia la cosa fondamentale. Insomma, Pietro prima diceva i protocolli di sicurezza per governare questo momento molto, molto triste. Chiaramente, partendo da questo, quindi l'augurio principale è la buona salute per tutti. Ci sono le feste natalizie che dovremo passare condividendo queste misure di contenimento. Sì. Mi pare che da domenica saremo zona gialla, quindi ci saranno maggiori aperture. Quindi io auguro a tutti i cittadini calabresi, a tutti i cittadini della provincia di Cosenza, di passare delle buone feste, facendo attenzione, insomma, a rispettare queste regole, perché la vita ma quelli ci vogliono buttare a mare, la vita è un patrimonio di tutti, e io ritengo che tutti ce la dobbiamo godere, perché è una cosa meravigliosa, insomma. E se nella vita riusciamo a essere anche propositivi, attivi, e ci impegniamo in politica, perché la politica governa tutti i processi, e ridiamo credibilità alla politica. Scusa, ma perché un dettaglio? Parli bene, io credo che facciamo un servizio importante a tutti i territori. Ma diciamo che io sono impegnato in politica, perché da consigliere comunale, da consigliere provinciale partecipo attivamente a tutte quelle che sono i processi di sviluppo dei territori, quindi partecipa attivamente alla politica. Quindi l'augurio che volevo fare era proprio questo: cerchiamo di ridare dignità, diamo coraggio a tutte quelle persone che veramente si vogliono impegnare, e cerchiamo di credere, non ci allontaniamo, avviciniamoci alla politica, avviciniamoci a tutte quelle persone che intendono la politica per come noi stasera abbiamo cercato di dire. Tanti auguri a tutti i cittadini, a tutta la regione Calabria,
speriamo di vederci presto su questi schermi, con, con questa pandemia alle spalle e con tante prospettive di sviluppo. Grazie Andrea Cuccio Crea, grazie. Allora Pietro Molinari naturalmente ha già detto che scende in campo, sta riscaldando i motori, anzi già qui i pantaloncini con la tuta, anzi non sa manco che c'è la tuta perché praticamente questi non hanno avuto il tempo, che si ritorna di nuovo sul campo elettorale. Allora, sicuramente questo è un impegno ovviamente, che vuoi dire ai calabresi, di poter dare un contributo. Beh, intanto nei momenti difficili, questo è un momento difficile, sì, non bisogna da un punto di vista diciamo di sicurezza personale per gli altri non abbassare la guardia rispetto alla, alle protezioni individuali, alle regole che ovviamente abbiamo conosciuto, distanziamento, insomma, prevenzione e quant'altro. Rispetto al momento difficile c'è anche diciamo, la possibilità, non perché lo dica io, perché in tutti i momenti difficili c'è poi la possibilità di ripartire e molto probabilmente anche di riscoprire alcuni certo, valori, alcune opportunità anche imprenditoriale, quindi diciamo questo coraggio di speriamo che con la fine del 2020 insomma inizi un 2021 molto 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 diverso da tutti i punti di vista. Questo è l'augurio che facciamo a tutti, sapendo di dover stringere ancora un po' i denti e soprattutto stare vicino a tutti quelli che non hanno la fortuna insomma di stare diciamo nelle condizioni normali. Purtroppo noi abbiamo un altro triste primato, abbiamo il 14% della povertà italiana che sta in Calabria, tutti i 500.000 calabresi vivono al di sotto della soglia della povertà, quindi sicuramente questo, in questo momento particolare dell'anno, di fine anno, insomma sotto Natale, ce lo dobbiamo ricordare e penso che i calabresi hanno anche grande capacità di solidarietà, quindi con questo augurio di maggiore solidarietà, di comprensione reciproca, di tutela reciproca in modo individuale, forse possiamo contribuire a fare prima che il 2020 sia un ricordo lontano di questa pandemia, una ripartenza per tutte le cose che ci siamo dette, per tutte le potenzialità a cui dobbiamo mirare. Grazie a Pietro Molinari, con la ripartenza del consigliere regionale Pietro Molinari della Lega, ricordiamo lui è della Lega, per me lo diciamo, almeno la Lega, no? Assolutamente sì. La Lega, pare che lui ci tenga tanto ed è giusto che sia così. No, è la Lega, certo, io la Lega, certo. Qualcun altro è scappato alla Lega, non so che scappano, però pochi ma buoni, no? Ecco, allora facciamo gli auguri a Pietro naturalmente. Grazie. Per la sua partita che scenderà da qui a poco in campo. Io vi ringrazio per aver partecipato, un abbraccio a tutti voi calabresi che avete seguito il Graffiatore. Noi ritorniamo martedì sera, sempre il tutto in diretta, quando sono le 23:03 in questo preciso istante. Un nuovo giorno sta perché Marzullo, vabbè, vi saluto a tutti, un abbraccio, alla prossima. Grazie Andrea Cuccifere, grazie a Pietro Molinari. Grazie. Una grazie felice a sera, a martedì. Ciao. Alla grazie. Prossima, grazie. Ci hai fatto fare lo straordinario. La Radio Televisione Calabrese è lieta di presentare il nuovo programma radiotelevisivo di Fabio D'Ippolito, Il Graffiatore. Il Graffiatore. Siete tutti invitati a partecipare.